io sono Octo di Pura Febbre Italiana e in questo video parleremo dei 4 migliori posti in cui buttarsi, dove i pro player si buttano per farmare vittorie facili. In questo video spiegherò perché, come comportarsi e quali sono gli elementi che vi porteranno ad ottenere le vittorie, quindi non perdetevi il video, guardatelo fino alla fine e ditemi se voi vi buttate di solito in uno di questi 4 posti. Ci tengo a precisare una cosa prima di iniziare il video. Molti pro player sono anche streamers e voi potreste pensare che si buttino sempre a Pinnacoli, Corso Commercio, Parco Pacifico e altri posti super pieni di gente. Questo è assolutamente vero, ma solo finché sono in stream e quindi cercano di fare molte kill per fare chiaramente bella figura. Però c'è da considerare che quando invece ci sono le competizioni della Epic Games, quelle con in palio un sacco di soldi e altre cose del genere, ognuno vuole vincere perché solo vincendo si otterranno i soldi. Quindi non si buttano mica in quei posti come Pinnacoli o Corso Commercio super pieni di gente, si buttano invece in luoghi molto più tranquilli e vantaggiosi strategicamente, in modo da poter lootare senza persone intorno. Infatti spesso le partite dei pro player finiscono in una safe piccolissima con ancora moltissimi giocatori rimasti, che semplicemente costruiscono spostandosi da una safe ad un'altra. Quindi inutile dire ma se i pro vanno sempre a Pinnacoli, poiché non è vero, nelle competizioni serie si gioca molto più da camperoni e meno da pushatori. Detto ciò, possiamo proseguire. Gli aerei sono fortissimi in gioco e nonostante siano stati nerfati più e più volte, rimangono molto forti e forniscono un vantaggio non indifferente. Chiaramente, se si vogliono ottenere buoni risultati, bisogna sfruttare le cose OP del gioco finché appunto sono OP. Quindi è il momento questo di sfruttare gli aerei finché sono ancora super forti. Ma se non vi piacciono gli aerei, non temete, potete sempre spostarvi con le ziplines o i quad, quindi non ci saranno problemi. Infatti molti di questi posti sono posti strategici dove gli aerei sono spesso nelle vicinanze. Ma non è solo quello l'unico mezzo di trasporto che avete per spostarvi, quindi non temete troppo. Comunque, parlando un po' di più di questi sono posti che permettono di lootare un bel po' e soprattutto di ottenere molti materiali che vi garantiranno un minimo le top 5 ad ogni gioco. La tattica che dovete applicare nelle partite in cui vi buttate in questi posti è sempre la stessa. Vi buttate in questi posti che di solito sono posti dove la gente non si butta e quindi non avrete problemi di combattimenti iniziali o di gente che si butta nello stesso posto e vi ruba le poche armi che ci sono o cose del genere. Dopodiché passate tutto il tempo a farmare un sacco di materiali e tutto questo materiale vi darà dei vantaggi molto elevati nell'endgame, dove non sempre i materiali sono in abbondanza e quindi la gente potrebbe ritrovarsi senza materiali, invece voi no, voi ne avrete sicuramente un sacco. Chiaramente mentre voi lootate intanto le altre persone combattono, fanno le loro cose e vi ritroverete alla fine della seconda safe con un sacco di persone ormai morte e veramente pochissimi player ancora rimasti sulla mappa. Da lì basta spostarsi da safe in safe per arrivare fino alle safe finali e uccidere i pochi giocatori rimasti alla fine o addirittura l'ultimo rimasto per vincere la partita. Quindi in pratica è un po' camperare sfruttando i propri materiali, che sono sicuramente più di quelli dei nemici, e uccidere giusto gli ultimi per vincere. Che è come qualsiasi combattimento dello skirmish o di qualsiasi competizione di Fortnite, dopo tutto. Ed il primo posto di questa lista è la base militare, giusto sopra Parco Pacifico. Quando atterrate, date un occhio a quanta gente si butta a parco, così saprete quanti nemici circa aspettarvi nelle vicinanze. La gente spesso si butterà dove vi state buttando voi, ma solo per prendere l'aereo e scappare via. Ora, vi ricordo una cosa. Quando giocate a Fortnite dovete decidere una cosa molto importante. Volete farmare vittorie o volete fare molte kill? Poiché spesso cercare di mischiare le due cose non funziona per la maggior parte di noi. A meno che voi non siate super pro player, ma in quel caso non stareste guardando questo video, quindi dovete decidere se volete fare kill o vittorie. Personalmente ho sempre reputato inutili le vittorie, poiché non dimostrano l'effettiva bravura del player. Perciò vado sempre per le kill, ma se vi buttate in questi posti sappiate che state andando per le vittorie e non per le kill, perciò vincerete le partite ma con poche kill. Tornando al nostro posto sopra Parco Pacifico, qui potete scegliere due strade principali. Prendere l'aereo e andare a schiantarvi contro le persone a Parco Pacifico, lootando ciò che hanno preso loro e facendo anche qualche kill in più, ma chiaramente rischiando un po' di più, oppure andare ancora più a nord della mappa, dove c'è la pista dei quad. Quest'ultima opzione è, se volete avere una partita più tranquilla, la scelta migliore, perché potrete lootare in pace. Infatti, di tutte le volte che sono andato lì, ho combattuto con pochissimi avversari, perché quasi nessuno
va sulla parte lì a nord della mappa, quindi avrete tutto il tempo di lootare e di farmare materiali completamente in santa pace. Non dovete preoccuparvi se la safe è troppo lontana, perché anche se veramente fosse lontanissima, avete sempre un aereo o comunque dei quad a disposizione per poter fuggire. Quindi lootate quella struttura, farmate materiali finché non vi riempite e poi potete proseguire. Una delle cose belle di questo posto è che raramente la gente appunto ci va, e quindi avremo tutto il tempo di fare quello che ci pare. Già a questo punto della partita comunque le persone saranno veramente veramente poche rimaste, e voi avrete un vantaggio non indifferente dal punto di vista dei materiali se non avete perso tempo nelle prime fasi della partita. Arrivare in endgame con moltissimi materiali e piena vita dà un vantaggio veramente non da poco. Il secondo posto è il deposito dei camper vicino a Corso Commercio. Questo posto, rimasto intoccato dalla Season 1, è un posto dove non si butta quasi nessuno. Ed è il posto perfetto dunque per chi vuole farmare materiali e lootare in pace. Il fatto che ci siano un sacco di camper fornisce un vantaggio non indifferente dal punto di vista del metallo, perché in endgame potremo costruire fortini molto resistenti. Una volta che avrete finito di lootare tutti i camper, avrete varie possibilità. Andare a Corso Commercio a vedere se c'è ancora qualcuno o, se è in safe, tornare al rifugio ritirato e lootare e farmare ancora materiali, stando anche più tranquilli. Rifugio ritirato è un buon posto perché ci sono i funghi per ottenere lo scudo, ci sono le pietre per ottenere la pietra e poi chiaramente tutti gli alberi. Quindi avrete tutti i tipi di materiali a vostra disposizione, senza contare la montagnola vicina dove ci sono gli aerei. Inoltre, vi ricordo che nella casa dei supereroi, cioè il maniero abbandonato, c'è un aereo. A volte è giusto ricordarlo perché ci sono dei casi di emergenza dove ci sarà molto utile. Se la safe zone è lontana, comunque niente pericolo, appunto perché abbiamo un sacco di veicoli. Sia nella base dei camper ci sono 2-3 quad, ma subito lì vicino c'è la montagnola con i 3-4 aerei, quindi avete tutti i mezzi per poter fuggire se la safe sta arrivando. Vi ricordo che buttandovi lì avrete veramente veramente tanto metallo, e questo fa un sacco la differenza, perché spesso la gente a fine partita non ha molto metallo. Come prima, inoltre, questo è un posto molto tranquillo, raramente troverete persone, quindi potete lootare tranquillamente in santa pace, anche perché gran parte delle persone andranno sicuramente a Corso Commercio. E una volta che voi avete finito di lootare, sicuramente le persone rimaste in gioco sono veramente veramente poche. Ma ora, mi dispiace interrompere la vostra visione, ma volevo ricordarvi che se siete arrivati fino a questo punto del video, credo che il contenuto vi piaccia, perciò vorrei chiedervi semplicemente di iscrivervi, che tanto è gratis. E se vi è piaciuto davvero tanto, attivate la campanella che trovate vicino al tasto iscriviti, così da non perdervi gli altri video. Grazie mille a tutti, amici miei, se lo fate. E se volete, supportatemi anche come creatore nello shop col codice OctiPFI, tutto minuscolo. Il terzo posto è quel posto dove una volta c'era la sedia gigante, ma ora c'è la slitta. Quel posto lì, infatti, nonostante sia abbastanza praticato, è un punto molto strategico. Prima di tutto ci sono gli aerei vicini, e abbiamo già detto che gli aerei sono super potenti e bisogna sfruttarli. Secondo luogo è che non ci sono posti in cui la gente si butta in massa nelle vicinanze, perciò avrete tempo di lootare abbastanza in tranquillità, per poi prendere un aereo e dirigervi dovunque vogliate. Ci sono macchine da lootare, varie ceste e loot per terra. Non dovete avere problemi di nessun tipo. Una volta finito, potete dirigervi alla Yonder Town lì vicino per controllare se è stata lootata oppure no. A proposito, io la chiamo Yonder Town, ma non so come la chiamate voi, quindi fatemelo sapere nei commenti. Comunque, anche qui avrete tutto il tempo necessario per lootare tutto e per andare a prendervi la vostra vittoria. Il quarto e ultimo posto, invece, è il deposito dei container. Questo, tra l'altro, oltre ad essere il primo posto in cui mi sono buttato nella mia prima partita in assoluto di Fortnite, è anche uno dei posti preferiti di moltissimi pro player, tra cui Wizard Joe. Comunque, fatemi sapere voi dove vi siete buttati nella vostra prima partita in assoluto di Fortnite. Comunque, come mai questo è un posto molto tattico? Beh, perché ci sono un sacco di pallet che forniscono molto legno in breve tempo, ci sono 3-4 casse e vario loot per terra, e soprattutto si avvicini a altri punti di interesse come Parco Pacifico. Una volta che sarete atterrati qui, potete lootare e poi dirigervi a Bosco Blaterante, dove oltre ai funghetti per lo scudo e gli alberi per il legno, ci sarà il bunker da lootare e rift infinito per fuggire in caso di safe. Il deposito dei container, tuttavia, è un luogo praticato, quindi state attenti, perché non avrete la sicurezza di essere da soli sempre. Comunque, vicino al deposito ci sono anche molte rocce per farmare pietra e altre piccole zone da lootare in tranquillità.
una volta che avete lootato tutto, raramente ci saranno multiplayer ancora in vita in partita. Ricordate che il vostro obiettivo è avere quanti più materiali possibili in modo da avere un vantaggio non da poco in endgame sugli altri giocatori. Quindi, questi erano i 4 posti in cui buttarsi per farmare e fare vittorie facili. Vi proibisco di lasciare like a questo video così che questi posti continuino a rimanere segreti e altra gente non li conosca. E fatemi sapere se voi già vi buttavate in qualcuno di questi posti. Detto ciò, buona fortuna con le vostre partite e conquistate la vostra vittoria royale.